Sigla. Buongiorno Cuneo. Buongiorno Granda. Eccoci buongiorno qua. Fino alle porte di Torino. Due punti. Torino, Pinerolo. Pinerolo, Torino. Ceva. Benissimo. Oggi è martedì. Ce ne andiamo al mercato. Dove trovi questo e quello? Benissimo. C'è anche un pappagallo. Benissimo. Andiamo avanti. La cantiamo tutta. No, c'è anche il cugino di Beppe, sì. Ecco, ne sono felice. Salutiamo Beppe Cornagliotto che ci ascolta. Sì. Ciao Beppe. Sì, il bassista degli Spleen. Bene. Ciao Beppe, bassista degli Spleen. Infatti. Fantastico. E invece questa mattina noi parliamo di suocere. Di suocere. Boh, io vi saluto. Arrivederci. Vuoi parlarci della tua ex suocera? Che salutiamo. La salutiamo, sì. Smettila di fare gesti, metti che ci ascolta. Non fare così. Dicevo che parliamo di suocere e scopriamo come è nato il mito della suocera ficcanaso e petulante. Era ficcanaso e petulante? Non posso dire. Non puoi dirlo. Ho resettato. Hai rimosso. Parleremo di questo. Vedremo. Della mia? No, non della tua. Ci mancherebbe altro, non mi permetterei mai. Ti porto la scheda tecnica. Sì, grazie. Vi racconterò anche il rito del mestolo, che è un rito legato alla suocera. Sì, certo. Io comunque avessi un genero come te, mi sparerei, quindi voglio dire, posso anche capire. Anch'io, una suocera tipo te. Figurati. Tipo me sarebbe devastante. Esatto. Cosa ci ascoltiamo e poi parla? Parliamo di suocere. Tutto il mattino di suocere. Tutto il mattino, sì. Fantastico, tutto il mattino parliamo di suocere. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Start you up. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. So don't be sad. Time I've got left, and the only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You'll feel the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous. Tonight is gonna be the loneliest.
saddest part of me, a part of me that will never be mine, so be it. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous. Tonight is gonna be. Dai Maneskin alle suocere, un attimo proprio. La stessa cosa. È la stessa però, cosa, come nel video, guarda. Certo, volte. Nel video. Sì, ah, il video dei Maneskin. Maneskin. Certo, sì, sì. Certo. Vabbè. Si potrebbe mettere la suocera proprio in centro del video. Proprio. Del video. Non ho presente in questo sì, momento. Sì, ecco, sì, va sì. Bene. Comunque, il 23 ottobre è stata la giornata della suocera. Io non sapevo neanche che esistesse. Nemmeno la giornata io. Dedicata alla suocera, ma vediamo perché storicamente la suocera scatena così rullo tanto odio. Dei tamburi. Che non è così per tutti, devo dire. No, appunto. Anzi, se anche voi anzi, avete una suocera, volete bene la vostra suocera, 0171 69 83 30. Benissimo. Allora, l'attribuzione del ruolo non suona. Di capo. Non suona al telefono perché nessuno vuole bene alla suocera e fanno male. Ripeto, no. 69 83 30. Ma dai, ma smettila, ma ci sono delle suore. Suore, sì. Certo, sì, suocere sì, che sono... Sì. Meravigliose, non sono tutte così, però effettivamente c'è questo mito, no? L'attribuzione del ruolo di capo della gerarchia familiare risale alle origini della civiltà, lo dimostra l'etimologia del termine suocero dalla radice indoeuropea, io leggo testualmente, protolingua preistorica, sve, colui che appartiene al medesimo gruppo sociale, e crov, colui che detiene l'autorità. Ecco perché già il termine porta a pensare al comando, no? A svelare per subito primi... dopo Adamo ed Eva il serpente è arrivata è lei. Arrivata la suocera, ho capito, sì, 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 infatti. Sì. A svelare per primi l'esistenza di due riti antichissimi di sottomissione sono stati due antropologi ottocenteschi che hanno scoperto che nelle società primitive matriarcali dove vigeva il matrimonio servile, lo sposo era obbligato a prestare speciali servizi come tagliare la legna per il fuoco, ad esempio. Tagliare le unghie. Ma dai. Sì. E inginocchiarsi di fronte alla suocera senza mostrarle i piedi. Hai visto? Chissà perché non poteva mostrarle i piedi. Tagliava le unghie. Vabbè. Un'usanza ancora più singolare, diffusa nelle società tradizionali di Nord America, imponeva a suocera e genero di evitarsi addirittura. Vedi? Cioè i due non potevano neanche guardarsi, non potevano parlarsi e neanche pronunciare i rispettivi nomi. Avevano rapporti solo tramite terze persone. Quindi, tramite insomma, la proprio, figlia magari. Probabilmente. Sì, sì. Tu pensa a vivere tutti insieme in quella condizione. Non è male. H7. Una bustina di H7 al mattino. Ne avrei bisogno, ti in effetti. Sì. Sentire meglio. Manca di te. Mi manca il respiro la notte. Mi manca il sapore di un bacio. Mi mancano le tue carezze spontanee di quando passavi per caso. Mi mancano i vuoti che tu mi colmavi sapendo anche dove eravamo. Mi mancano gli occhi di te che guardandomi su c'era scritto ti amo. Cosa c'è che mi manca di te? Cosa c'è che mi manca di te? Mi manca guardarti mentre dormi, mentre balli, mentre sogni e ti nascondi in debolezze che non hai. Mi manca svegliarmi al mattino vedendoti in giro e sapendo che te ne verrai. Mi manca mancarti sapendo che in fondo un po' mi mancherai. Chissà se ti mancherò, perché mancarsi è universale. Chissà se ti rivedrò, perché mancarsi fa più male di non averti più, di non amarti più. Cosa c'è che mi manca di te? Mentre dormi, mentre balli, mentre sogni e ti nascondi in debolezze che non hai. Mi manca svegliarmi al mattino vedendoti in giro e sapendo che te ne verrai. Mi manca mancarti sapendo che in fondo un po' mi mancherai. C'è che sto bene con te.
che mi manchi anche quando ci sei. So che stai bene con me, se ti manco qualcosa c'è. Manca svegliarmi al mattino vedendoti in giro, sapendo che da me verrai. Mi manca mancarti sapendo che in fondo poi mi mancherai. Cosa c'è che mi manca di te? Cosa c'è che mi manca di me? Buongiorno, 8.23, rieccoci martedì qua. 25 ottobre, e parliamo noi e le di suocere. Sì. Noi e le suocere, sì. Il mito della suocera arpia. Il mito della suocera arpia e petulante risale invece al modello familiare esteso e patriarcale, quindi patriarcale, non più matriarcale come prima, che obbligava gli sposi a vivere con i parenti di lui, spesso in maniera infelice. Nelle famiglie aristocratiche, ad esempio, i rapporti erano regolati in base all'età, al sesso e all'ordine di successione. Quindi i figli venivano educati alla completa deferenza, no? Cioè proprio così, privati di baci e coccole. Soprattutto i matrimoni erano combinati fra estranei, questo lo sappiamo, no? Quindi insomma non è che regnasse proprio tanto l'amore. Per molti secoli fu il capostipite consigliato dalla moglie a stabilire quali dei suoi figli si potesse sposare con chi e a che età. Quindi obbedire al diktat paterno condannava al gelo coniugale, ma disobbedire era garanzia di una convivenza proprio infernale. Esatto, io avrei detto infernale. Questo sì, era, sì. No, per dire il... come dire, il quadretto di quegli proprio. Anni, il quadretto, sì. Va da sé che sì. non si potevano amare, si no, può, le figure tipo la familiari. Casetta del Mulino Bianco. Sì, la casa nella prateria, sì, proprio, infatti. Esatto, magari. Esatto, con la suocera in mezzo alla, sì, prateria. La porterei dal dentista, in Croazia. Dopo, sì, sì, dopo vi racconto il rito del mestolo, che non è male. Sì, sì, mi interessa. Nere pece come mani di benzina, in cui ci sentivamo i Rolling Stones, schiacciati in un ducato, con le chitarre in mano, in autogrill a ripassare Benefit e spendere in camogli 100 euro di cachet. Si respirava un'aria strana dentro i motel, come un eterno arrivo. Le macchie di sogni sui letti van via con lo Chanticleer. Nessuna luce a San Siro e noi, figli di un dio che è agnostico, ma crede nell'oroscopo. E quando muori non ti dice dove vai, ti chiede solamente come è andato live. Strada stima con la autostop a 27, vuoi morire oppure diventare un po' più pop, e tutte le band si rompono, si scelgono e poi si sciolgono, ma noi siamo fermi a quella notte di un agosto magico. Roma Milano in 4 ore, ci vuole tanto tanto cuore. La portiera c'era scritto dentista Croazia, era una figuraccia ma costava poco. In settimana portava gli anziani a Zagabria per dei denti perfetti ed un sorriso low cost. Ci ridevano dietro le spalle ed è così che sono diventate larghe, aspettando qualche cosa che non arrivava mai. Strada stima con l'autostop a 27, vuoi morire oppure diventare un po' più pop, e tutte le band si rompono, si scelgono e poi si sciolgono, ma noi
destinazione, ma non ci arrivi mai se provi a andare di corsa. Non so a che stadio siamo dell'evoluzione, però forse in questa stessa frase trovo la risposta. E tu la tenti sta Croazia, che fine avrei fatto? L'uscia San Siro adesso te la canta qualcun altro. Ci ha insegnato che si vive solo di momenti, e che qualsiasi cosa basta se fingiamo i denti. Ho fatto strada a stima con la... Dentista in Croazia, sì. Ho sentito un'intervista ai Pinguini Tattici Nucleari. Loro proprio usavano un pulmino che durante la settimana portava veramente i vecchietti, i nonnini in Croazia dal dentista. Poi dopo loro, il sabato domenica, andavano in giro a fare i concerti. Sì, ma sì, capiva che era molto autobiografica questa canzone. Sì. Molto bella, no, fra l'altro. Sì, sotto i palchetti, sì, con il loro furgone dentista croato. Vedi, sì, si può fare, sì, nella vita, si può fare, ci si riesce. Io ho un 127 giallo con scritto Splin dietro. Eh sì, beh, vedi, insomma. Mm. Ma portavate già anche dal dentista? No, solo, no, le dentiere. Portavate le dentiere, benissimo. Sì, sì. E siamo arrivati al rito del mestolo, sempre legato a questa figura della suocera, no? Però voglio dire, adesso vi racconterò questo rito e così tra capirete, l'altro, no, tra perché... Salutiamo anche Fede, il mio parrucchiere. Sì, sì, che guarda, c'entra moltissimo, certo, con le suocere. Sì, lui al mestolo, al che pettina col mestolo. Sì. Ah, ecco, interessante, lui, sì, salutiamo una Fede. Una mestolata alle, ecco, 8:30 sulla fronte. Perché sei pettinato così. Sarebbe, infatti, carino fargli una pubblicità migliore, sì, al tuo amico Fede, perché sennò... Va bene, allora, in alcune zone del centro Italia il corteo nuziale, sì, trovava la porta della casa sbarrata e la sposa doveva bussare per 3 volte finché appariva all'uscio la suocera con un mestolo alla cintura. Ecco, invece che una mano alla cintura c'era il mestolo. Movimento, sì. Esatto, era proprio sexy questo movimento. Lo passava la nuora, questo mestolo, solo dopo le formule di rito. La formula del rito era questa, no, magari. Poi spariva magari. Ma magari, invece no, era: che cosa volete? Chiedeva la suocera. Sì. E la nuora rispondeva: entrare in casa vostra e obbedirvi in quanto vi piaccia di comandarvi. Di comandarmi, ah, diceva la nuora. Ecco, in altri casi la suocera portava una scopa, una scodella piena d'acqua e la nuora doveva lavare la soglia di casa. Insomma, sa di fatto che anche dopo questo rito, anzi a maggior ragione dopo questo rito, le tensioni sfociavano in terribili guerre fra nuora e suocera, perché insomma la suocera aveva il comando totale sulla nuora, insomma, la quale una non andava di bene. Cenerentola proprio. Sì, esatto. E di fronte a questi litigi i mariti non intervenivano mai, perché comunque le mamme, no, di questi mariti erano talmente autoritarie, e va da sé che poi passano gli anni ma rimane questo mito. Insomma, adesso le suocere sono completamente diverse, ma no? Non lo so, povero. Però... tuo figlio, vabbè, senti, sì, sì. Sarai una bella suocera tu. Ma figurati, io proprio, ma figurati. Fred De Palma, Ecstasy. Non sarai una... come sarai come suocera? Io spero di avere un'altra figlia. Bene. No, assolutamente. L'adotti. Vai. Fare che ritieni per te. E poi beviamoci il bar come vecchie rockstar. Fare l'alba sul tetto di un hotel. Un bacio dietro ai vetri di un van. Oppure restiamo qua a far l'amore in mezzo a tutta la gente. Sei la più bella di sempre. Sei la più bella di sempre. Una notte così non ci capisco. Mi mandi in estasi, resta.
Ecstasy, Fred De Palma, per questo martedì 25 ottobre, sono le 8.34, dobbiamo salutare. Siamo arrivati in chiusura. Un sacco di sì. saluti, dobbiamo salutare anche i ragazzi dell'Ernia al Disco. Bene, li sì. salutiamo, speriamo Claudio che Unia, non stiano troppo male, sì, esatto. E salutiamo tutti allora, sì. naturalmente il nostro amico parrucchiere all'ascolto, Fede. Ciao Fede. Mi raccomando. L'appuntamento è per domani mattina. E rimanete sui 100.6. Sempre. Un bacio e un abbraccio. Ciao. Buona mattinata.